Un saluto da Ponte News. Nella giornata di giovedì 20 gennaio a Pavia è stato presentato il calendario 2022 della Polizia Locale. Un'iniziativa tutta inedita che è stata raccontata dall'assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale Pietro Trivi. Servizio. Oggi è la festa di San Sebastiano, che è il patrono della Polizia Locale, quindi auguri a tutte le polizie locali d'Italia. Ne abbiamo approfittato per presentare un'iniziativa che è la prima volta che viene fatta a Pavia, il calendario della Polizia Locale del 2022. Perché abbiamo fatto questo calendario? Intanto per ricordare questi 2 anni di attività nei quali la Polizia Locale è stata impegnata con grande sforzo e grande dedizione nell'attività di controllo, di verifica, di rispetto delle normative che si sono susseguite in materia di Covid. Riteniamo la Polizia Locale uno straordinario presidio di prossimità, un presidio che va valorizzato, tutelato e che deve essere anche così glorificato nelle sue, tra virgolette, così, nella sua attività. E la migliore iniziativa che abbiamo ritenuto di fare, proprio per rendere omaggio alla Polizia Locale, quella di fare un calendario loro dedicato, utilizzando fotografie anche di repertorio. Abbiamo fotografie anche di repertorio. La pagina centrale è dedicata, del calendario è dedicata alla polizia, ai primi appartenenti al corpo della Polizia Locale di Pavia, quindi con le divise ancora storiche. A Pavia si chiamavano i Caplon. E siamo veramente felici del successo che sta avendo questo calendario. Calendario che viene distribuito, è stato già distribuito a tutte le istituzioni civili e religiose cittadine e è stato fatto in un numero di copie sufficienti a soddisfare anche le richieste da parte dei privati. E ne stiamo ricevendo veramente tante, ne stiamo ricevendo anche tante da parte di ex appartenenti al corpo della Polizia Locale di Pavia che desiderano avere una copia. La distribuzione verrà fatta, stiamo pensando ma dobbiamo ancora definire un attimo le linee per poter attuare questo nostro progetto. Stiamo pensando di mettere a disposizione il calendario dietro il versamento di un piccolo contributo, se possibile verifichiamo la possibilità di fare questo, un piccolo contributo che poi devolveremo ovviamente alle associazioni benefiche, perché il calendario non è in vendita, però nulla ci vieta di chiedere un piccolo contributo. Ed ora passiamo a Ponte Curone. In occasione della giornata della memoria, che ricordiamo essere stata giovedì 27 gennaio, e commemorata con presidio al Giardino dei Giusti, abbiamo intervistato il sindaco Giovanni Valentino D'Amico e il consigliere delegato all'istruzione e allo sport Valentina Fornaroli. Servizio. Vogliamo un attimo sapere riguardo la storia delle targhe, perché qui siamo proprio nel Giardino dei Giusti, ci sono delle novità in merito a Targhe dei Giusti. Buongiorno a tutti, al momento siamo fermi perché siamo in attesa che partano i lavori per il nuovo impianto di irrigazione del giardino, dopo verrà seminato e successivamente verranno ripiantati i pali per posizionare le targhe che sono state vandalizzate. Causa pandemia, abbiamo anche aspettato che avevamo un programma, la proclamazione di un nuovo giusto. Adesso appena il tempo ce lo permetterà, faremo anche questa inaugurazione, aggiungeremo perciò un giusto orionino, che sarà Don Sterpi, lo posso anticipare, visto che è il primo successore di Don Orione della congregazione degli orionini. Invece, Valentina Fornaroli, a proposito delle scuole e della giornata della memoria, ci sono stati dei progetti oppure è ancora tutto fermo? Sì, purtroppo abbiamo deciso quest'anno di restare molto, molto cauti in questo periodo, soprattutto di gennaio. Speriamo già, abbiamo già tanti progetti in cantiere con marzo, quella giornata dei giusti, comunque estremamente collegata anche alla giornata odierna, di riuscire a portare le scuole a osservare e scoprire il nostro giardino e appunto il nuovo giusto che riusciremo a ricordare in questa occasione. Speriamo che la situazione epidemiologica lo consenta, al momento ci sono molte classi in DAD, abbiamo tante difficoltà con le scuole, come un po' in tutta Italia, quindi speriamo di arrivare a un periodo più tranquillo dove poter portare ragazzi e bambini in un ambiente in sicurezza e soprattutto far riconoscere questo
questo posto è estremamente simbolico per noi. Teatro Marenco a Novi Ligure. Tanti nuovi spettacoli che sono finalmente aperti al pubblico. Ricordiamo però che alcuni di questi sono stati slittati causa Covid. Servizio. Il Teatro Marenco, dopo oltre 70 anni di inattività e un lungo restauro durato 6 anni, alza il sipario regalando ai novesi serate uniche ed iniziative d'eccezione. Il programma che ci attende spiega l'assessore alla cultura del comune di Novi Ligure, Andrea Sisti, alla stampa, alla qualità, la varietà e l'apertura alle esperienze internazionali necessarie per soddisfare anche il pubblico più esigente. Vittoria Poggio, assessore alla cultura, turismo e commercio della regione Piemonte, ha invece sottolineato: il Piemonte è una terra di confine ricca di contaminazioni culturali virtuose che ne hanno caratterizzato l'evoluzione un po' in tutti i campi, da quello religioso a quello artistico, da quello industriale a quello sociale. Un traguardo raggiunto nonostante le difficoltà legate alla pandemia, che ha ricordato Matteo Negrin, direttore del Piemonte Dal Vivo, a distanza di quasi 2 anni dalla prima chiusura degli spazi della cultura. Siamo consapevoli di quanta assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità continuino a far parte della realtà che ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. Piemonte Dal Vivo ha dedicato i suoi sforzi a costruire insieme al comune di Novi Ligure e alla Fondazione Teatro Marenco una stagione di alto profilo per il teatro cittadino. Primo appuntamento con Non è vero, ma ci credo. Sabato 12 febbraio 2022. Causa Covid, però, sono stati rinviati 2 appuntamenti della Domenica dei Bambini, rassegna stampa teatrale per i bambini e ragazzi che si tiene per l'appunto presso il Teatro Marenco. Lo spettacolo La Gabbianella e il Gatto di Federica Sassaroli, in programma il 30 gennaio, si terrà il 27 febbraio prossimo. Lo spettacolo Di là dal mare della compagnia Walter Prugini, in programma il 20 febbraio, chiuderà la stagione il 27 marzo. Nuovi scuolabus a Novi Ligure, tutti a zero impatto ambientale. A tal proposito siamo andati ad intervistare l'amministratore unico del CIT, Silvio Mazzarello. Servizio. È entrato in funzione il nuovo scuolabus in dotazione al CIT per servire il comune di Novi. Ha la possibilità di trasportare 28 alunni e rispetta tutte le normative attuali, sia per quello che concerne la sicurezza, quindi assistenza alla guida, mantenimento della corsia e mantenimento della distanza dal veicolo che precede, onde evitare collisioni. E novità molto importante, è alimentato a gas metano. Questo permette di abbassare totalmente le emissioni di CO2 e ridurre comunque le emissioni nocive. Potrà andare nelle vie del centro storico, potrà muoversi rispettando le norme dell'ecologia, in tutto il centro abitato di Novi e dintorni. Abbiamo appena inaugurato con le autorità il mezzo, che è in dotazione appunto come gli altri fino ad oggi del CIT, che fa il servizio di scuolabus per il comune di Novi. Per ora è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci.